Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una prima parte di Polifemo diversa dalle altre. Abbiamo voluto però bissare la felice esperienza della scorsa settimana, stiamo seguendo l'impegno di Ad Hoc Puglia che attraverso una serie di incontri nella nostra regione sta affrontando il grande tema dall'olivo alla tavola, corso di conoscenza dell'olio extravergine di oliva. È un modo per tutelare innanzitutto il consumatore, ma anche per valorizzare le nostre risorse. E allora, dopo l'esperienza di una settimana fa in quel di Giovinazzo, eccoci a Bari presso la società cooperativa GEA, una bella partecipazione, anche un dialogo, domande e risposte tra i presenti e i relatori, coloro i quali ci hanno così edotti su questo tema. E quindi non vi dico altro, non ci resta che ascoltare proprio gli stralci degli interventi, nonché le relative interviste. Vera Guelfi, rappresentante di Ad Hoc Puglia, ha aperto i lavori di questo incontro. L'importanza di educare il consumatore. Il consumatore deve difendersi ed è essenziale, perché il consumatore poi viene preso a base anche dai produttori, perché è interesse di chi produce vendere. Se sa di avere un pubblico colto ed educato nell'intesa di quello che consuma, pone più attenzione, quindi è la prima forma di difesa è la cultura del consumatore. Vi ringrazio per essere qui nonostante la pioggia, ma è un incontro che spero possa dare reciprocamente delle buone sensazioni e delle conoscenze. Lo scopo dell'incontro di stasera è un corso di conoscenza sull'olio extravergine. Ognuno di noi ha nella sua educazione, nella sua mente, qual è l'olio che le piace. C'è chi dice che deve essere acido, chi dice che l'olio si deve conservare aperto per perdere l'acidità, chi che l'olio si deve consumare in un anno, chi da scadenza, insomma ognuno di noi ha delle sue idee sull'olio. Spesso anzi ho assistito a delle dispute tra chi l'olio di bitonto, l'olio di corato che è più acido, più verde e più cose. Ora qui ci spiegheranno delle persone che lo fanno in maniera per il loro lavoro, studiano e analizzano i cibi in generale. In questo momento stanno facendo una campagna sull'olio extravergine e quindi ci spiegheranno un po' come si coltiva, come mai noi diciamo ad esempio tutta la disputa dell'olio che viene dalla Tunisia. E quindi il problema che noi avremo di là a venire, avendo perso gran parte degli ulivi del Salento, e quindi capire poi la produzione, la trasformazione e infine le etichette, perché saper leggere l'etichetta è una cosa importante. Per esempio poi chiederemo se loro stessi ci aiuteranno in un'altra occasione per il vino, dove c'è il famoso etanolo che ognuno di noi è abituato a dire che ce l'ha solo il vino bianco, in realtà ce l'ha anche il vino rosso e molti stanno diventando sensibili all'etanolo, probabilmente perché si usa in una percentuale superiore a quella che è strettamente necessario alla conservazione. Quindi ci sarà anche una piccola esercitazione con l'assaggio dell'olio per poter vedere e dare qualche indicazione su quella che è l'analisi sensoriale, si dice, cioè quella che è proprio la sensazione dei nostri sensi, l'olfatto, e metteremo alla prova, sarà come un gioco per individuare dal gusto
qual è l'olio più o meno raffinato, più o meno olio d'oliva extra, perché per essere un extra vergine deve avere delle caratteristiche organolettiche, cioè un'acidità, un'analisi chimica particolare. Quindi questo è diciamo, l'oggetto dell'incontro di oggi, sempre nell'ottica di dare la conoscenza ai consumatori, perché l'associazione ADOC è un'associazione per i consumatori, per la tutela dei consumatori, e si unisce di volta in volta con persone specializzate, perché ovviamente non si può conoscere tutto, e o specializza i propri aderenti a imparare determinate corso, si unisce ad altre associazioni, ad altre strutture. La struttura di oggi è data da una società che ha sede a Monopoli e fa l'analisi dei cibi, e l'iniziativa è promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e quindi insieme all'ADOC che porta ai consumatori queste, per dare un minimo di conoscenza, un minimo di istruzione. Sarà un incontro lieto, abbastanza leggero, ma che ci porta, dal quale spero tutti noi usciremo sicuramente con una cognizione maggiore su che cos'è l'olio. Buonasera a tutti, mi chiamo Mimmo Navacca, sono un ex barese che vive a Monopoli da un po' di tempo, quindi siamo in famiglia, comunque non veniamo da tanto lontano. Sì, l'incontro ha diciamo, l'obiettivo di darvi alcune piccole informazioni, insomma non entreremo tanto nello specifico tecnico, no? Su come riconoscere un olio, su alcune informazioni sulla trasformazione, sull'etichetta. Per cui io partirei da quando dobbiamo raccogliere queste olive, no? Incominciamo a fare un racconto proprio dall'origine. Immaginando che il nostro contadino abbia coltivato perfettamente il suo campo, facendo tutti i lavori agronomici previsti, insomma, affinché questa pianta sia in buona salute, che il terreno sia in buona salute, quindi possibilmente non usare prodotti chimici o prodotti chimici che poi si ritrovano nell'olio, e quindi poi arriva il momento della raccolta. Un passo indietro che ho dimenticato. Tutto questo avviene all'interno di un concorso che si chiama Olio di Famiglia, Oli Preziosi da Olivicoltori Dilettanti. La rete produttiva italiana è fatta soprattutto da piccoli produttori, no? A conduzione familiare, dove l'azienda agricola di fatto è la famiglia, va bene? Questi sono dati Istat che raccontano che circa l'80% del territorio coltivato e i prodotti ottenuti, quindi in questo caso l'olio, viene fuori da questa organizzazione lavorativa, le famiglie. All'interno poi di questo nucleo ci sono anche le persone che invece svolgono di fatto un altro lavoro e hanno la campagna, hanno l'oliveto e quindi se la coltivano per passione, per diletto. Quindi il nostro obiettivo e questo concorso è mirato a queste persone che fanno di fatto un'altra attività lavorativa. Sabato, la domenica, durante la settimana si divertono a fare gli agricoltori, che noi chiamiamo dilettanti. Di fatto poi svolgono una importante funzione, perché è vero che il prodotto potrebbe non essere eccellente, però tengono il territorio, chiamiamolo così, sotto controllo, cioè fanno le lavorazioni, non è abbandonato, c'è anche un interesse economico, perché assumono persone per la potatura, la ratura, per cui non è secondario il lavoro e la presenza di questi produttori qua. Il produttore dilettante ci consegna i campioni di olio e noi facciamo le analisi chimiche e le analisi sensoriali. Poi vi racconto che cos'è esattamente l'analisi sensoriale. Un piccolo aneddoto, come nasce questo concorso. Una sera eravamo a cena a Monopoli con una serie di amici. Quasi tutti facevano, non erano dei professionisti, facevano l'olio e tutti dicevano: no, l'olio mio è il migliore, ah no, l'olio mio è il migliore, cioè l'olio è il migliore a tutti. Allora dicevano: vabbè, andatevi a prendere, tanto Monopoli si raggiunge facilmente casa e si rientra. Andarono a prendere il loro olio e facevano il cosiddetto panel, cioè l'assaggio sensoriale. Insomma, abbiamo sofferto sulla qualità di questi oli, però
la passione con cui loro raccontavano la bellezza del loro olio è la cosa che più ci ha entusiasmato, e da lì è partito questo concorso. Poi da un paio d'anni ormai, insieme anche all'ADOC, e in particolar modo quest'anno, stiamo facendo una serie di incontri rivolti al consumatore, dare delle piccole informazioni utili, perché noi pensiamo che al di là del prezzo, al di là di quello che racconta l'etichetta, che è molto importante, e poi alla fine è il consumatore che deve scegliere, deve saper scegliere, deve comprendere un po' che cosa sta comprando. Il prezzo, l'etichetta vanno benissimo, però avere la conoscenza dei prodotti, di quello che si sta consumando, è fondamentale. Anche perché poi alla fine la nostra alimentazione è veramente ormai fatta da 4-5 cose: il pane, la pasta, l'olio, un po' di verdura, cioè non è poi così variegata come una volta. Quindi avere informazioni e saper, come dire, gustare i prodotti è una funzione che dobbiamo riprendere a fare, un po' dimenticata. Questa è la premessa. Raccolta delle olive: si raccoglie al momento giusto della maturazione, cioè il contadino deve sapere esattamente, deve capire quando l'oliva è matura al punto giusto. Tenete presente che noi abbiamo una varietà cosiddetta di cultivar, cioè di varietà diverse di olive. Nel nord Varese, per esempio, c'è la cosiddetta coratina, e un po' più giù verso qui c'è la cima di Mola, andando verso il sud ci troviamo la cima di Mola, dicevo la cima di Bitonto, cima di Mola verso il sud, la Leccino, l'Oliarola. Quindi ogni oliva, ogni cultivar ha il suo grado di maturazione, che cambia da cultivar a cultivar. Quindi il contadino deve esattamente comprendere quando raccogliere. Una volta che ha raccolto, deve portare le sue olive al frantoio, va bene? Il frantoio ha ormai due modalità di trasformazione: il cosiddetto tradizionale, non so se qualcuno di voi è capitato di andare nei frantoi, le presse sono, che cosa? Sono dei fiscoli, sono dei dischi in cui viene messa la pasta, viene messo un altro fiscolo, pasta, fiscolo, questo cilindrone viene messo sotto una macchina, si preme e incominciano a sgorgare le particelle, le goccioline dell'olio. Questo è il tradizionale. Poi abbiamo il continuo. Il continuo che cos'è adesso? È un budello d'acciaio, cioè è una specie di grande macchina dove tu da un lato metti le olive e alla fine di questo percorso, dove non vedi più nulla, ti ritrovi l'olio. Anche qui c'è grande filosofia: chi vuole l'olio dal tradizionale e chi lo vuole dal continuo. Di solito il tradizionale è gradito molto ai piccoli agricoltori, perché si mettono lì avanti al frantoio, si guardano l'olio, se lo vedono sgorgare e a quel punto è il migliore di tutti in assoluto, no? È il migliore di tutti in assoluto. Quindi anche qui ci sono filosofie. La tendenza qual è oggi? È quella di trasformare le olive con il metodo continuo. Questo perché? Perché l'olio ha la capacità di assorbire gli odori che circolano nel luogo in cui si lavora. Quindi ci vuole molta pulizia, no? In questi luoghi. Allora immaginiamo in una campagna olivicola molto carica, molto ricca, quindi il frantoiano deve essere bravo a cambiare spesso i fiscoli, perché se la partita delle olive che io sto lavorando è una brutta partita di oliva, avrò un olio brutto, i fiscoli saranno un po' contaminati da queste particelle, quando arriva le mie olive buone si ritrovano le tracce. Quindi sul continuo invece, siccome è un budello d'acciaio, è facile lavarlo, per cui il frantoiano con delle macchine, con degli strumenti, con l'acqua calda facilmente lava. Però anche qui grande filosofia. Il frantoio deve trasformare le nostre olive che abbiamo portato entro le 48 ore al massimo, per cui cosa succede? Vengono messi in grandi cassoni ormai di plastica, mentre prima venivano accantonati per terra, no, nei cosiddetti camini, adesso vengono riposti in questi cassoni. Cosa succede? Che se io tengo per troppo tempo le olive ammassate in questi cassoni, incominciano a fermentare.
incominciano a fermentare, quindi la qualità del nostro olio incomincia a peggiorare, va bene? Quindi il frantoiano deve essere rapido nella trasformazione, quindi anche qui ci vuole molta attenzione da parte del produttore affinché le sue olive vengano trasformate velocemente. Una volta che io ho ottenuto, c'è stata la trasformazione, ripeto, scientificamente questi cassoni devono essere in una zona arieggiata, non molto pieno il cassone, e lavorate entro le 24 ore e 48 ore da quando io vi ho consegnate. Dopodiché io mi riconsegna l'olio, d'accordo? Io porto l'olio a casa, c'era la consuetudine, c'è ancora, di andare lì col proprio bidone, no? Il bidone da 50 litri, di riempirlo e di portarselo a casa. Cosa avveniva e cosa avviene ancora? Che io, man mano che mi serve, apro il bidone, piglio un mescolo, la bottiglia, l'imbuto e lo verso. Nel frattempo però il livello del nostro olio incomincia a scendere e si forma una bolla d'aria tra il tappo e il livello dell'olio. Quell'aria tende a ossidare l'olio. L'ossidazione è un altro difetto che poi noi riscontriamo durante gli assaggi. Quindi è buona norma, e vi consiglio, di prendere delle piccole confezioni di olio, no? Oppure prendere il bidone e di travasarlo, in modo tale che se voi avete a disposizione una bottiglia da un litro, da due litri, consumate quella lì, diciamo l'incidenza dell'aria in quella bottiglia sarà minima, perché sarà soltanto due litri o solo un litro, e avete invece conservato bene il vostro olio in contenitori belli, pieni fino alla cima. Bottiglie o i contenitori vanno conservati al buio, non devono prendere luce, perché un altro problema dell'olio è che si modifica con i raggi solari, anche perché attraverso i raggi solari si sprigiona anche del calore, per cui le vostre confezioni, a questo punto se le comprate da un supermercato, da uno scaffale, vi consiglio di prenderle scure, le bottiglie, no? E di conservarle in un luogo che non sia vicino a una fonte di calore, vicino alla cucina e altro, insomma, va bene? Sono piccoli accorgimenti che ci fanno conservare il più a lungo l'olio. Quando diciamo di conservare, l'olio non fa male, cioè nel momento in cui noi leggiamo una data di scadenza, che di solito è da consumare preferibilmente entro, non c'è mai una data precisa, l'olio da quella data in poi significa che ha perso alcune sensazioni, che sono le sensazioni di profumo, delle sensazioni che noi poi ritroviamo in bocca, per cui non è che noi poi lo andiamo a buttare, lo continuiamo a utilizzare perché non fa assolutamente male, però quel piacere che ci dà l'olio nel tempo si perdono, perché comunque è una materia viva e che si modifica, si evolve, si cambia. Ma per chi è anche un assaggiatore che ha la consuetudine di assaggiare un olio che io faccio a novembre e lo assaggio, quando andrò a febbraio a riassaggiarlo, se sono un assaggiatore esperto, noterò dei cambiamenti, perché l'olio tende a perdere la sua caratteristica, la sua forza. Quindi conservate l'olio all'interno di confezioni lontane dal calore e dalla luce. Eccoci con Mimmo Lavacca, presidente di Terra Sud, una dimostrazione, per così dire, sulla bontà dell'olio che abbiamo realizzato, che avete realizzato qui a Bari. Le tecniche di degustazione e saper riconoscere, diciamo così in maniera tecnica, lo dicevo prima, l'olio buono da quello che tanto buono non è. Sì, come oggi siamo a Bari, continuiamo questo ciclo di incontri con i consumatori per dare a loro alcune informazioni, alcune indicazioni affinché i loro acquisti siano, io chiamo, consapevoli, non soltanto legato al prezzo, ma anche scegliendo l'olio in ragione della qualità che l'olio stesso esprime e ricercando quei sentori e quei profumi che un buon extravergine di oliva deve necessariamente avere. Abbiamo visto una partecipazione sentita
persone anche di una certa età che però vogliono essere tutelati, vogliono sentirsi tutelati. Beh, una consapevolezza verso così il mondo, diciamo, alimentare. Beh, qui abbiamo anche un'autotutela. Sì, qui abbiamo è stata una bella serata, sono veramente molto contento, anche perché c'è stata una bellissima partecipazione di tutti i presenti. E poi l'olio ha anche queste sue grandi caratteristiche salutistiche, per cui a persone meno giovani o anziane sicuramente un buon olio extravergine di oliva farà senz'altro bene. Altre informazioni utili, specialmente per il consumatore, può essere cosa sta scritto sull'etichetta, per esempio, no? Quindi quando ci rechiamo a un punto vendita, che cosa noi dovremmo in qualche modo leggere per capire e orientarci un po' sul nostro acquisto? Prendo questa casualmente. E ci sono alcune informazioni che devono essere qui riportate per legge. È un regolamento comunitario in cui tutti gli oli che circolano in Europa devono riportare assolutamente alcune informazioni che sono obbligatorie. E poi abbiamo informazioni facoltative. Le obbligatorie sono: che cos'è? In questo caso è un extravergine, va bene, quindi deve essere scritto se è un extravergine o un vergine, quindi in questo caso parliamo solo di extravergine. Deve star scritto che è prodotto italiano al 100%. Non ci sono altre indicazioni che ci possono dire fatto a Monopoli, fatto a Corato. Non è così. La normativa prevede che deve essere scritto prodotto italiano al 100%. Va bene? In questo caso noi sappiamo che quest'olio proviene da una parte della nostra Italia. Chi l'ha prodotto, chi l'ha commercializzato, quindi il nome dell'azienda, no? Come si chiama, dove è ubicata, il quantitativo che è all'interno di questa confezione. Un'altra frase obbligatoria, anche questo, ripeto, è dal regolamento comunitario, è questa qui: olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive esclusivamente mediante processi meccanici. Perché questa frase? Perché l'olio di fatto è una spremuta, cioè come se a voi fossi spremere le arance per fare un'aranciata. L'olio d'oliva extravergine è una spremitura di un frutto e deve avvenire soltanto in una maniera meccanica. Non ci devono essere additivi, solventi o altre questioni che tirano fuori l'olio extravergine dalle olive, va bene? Ecco perché questa frase: soltanto procedimenti meccanici, d'accordo? Altra cosa che deve essere scritto: conservare in un luogo asciutto al riparo dalla luce e dalle fonti di calore. Questa è un'altra indicazione molto importante. Da consumarsi preferibilmente entro. Di solito la data che voi qui trovate è a 18 mesi dalla confezione. Va bene, quando io confeziono, quindi ho il mio silos dove ho stoccato il mio olio e incomincio a confezionare questa bottiglia, questa lattina, la data che qui riporto deve essere da quel giorno a 18 mesi. Non disperdere nell'ambiente, per cui non buttate il contenitore. E poi l'olio extravergine si vende massimo in confezioni da 5 litri. Non può essere venduto in confezioni superiori, d'accordo? Quindi andiamo da piccole confezioni alte. Quindi è molto importante: olio extravergine, prodotto italiano, il nome dell'azienda, questa frase che vi ho raccontato esclusivamente mediante processi meccanici, conservare in un luogo asciutto, asciutto e riparo dalla luce e dal calore, da consumare entro, e non disperdere nell'ambiente. Da un paio d'anni ci sono altre due informazioni che dal mio avviso non sono così importanti, e sono i valori nutrizionali, che comunque sono ormai obbligatori anche sull'etichetta, e la campagna olivicola. Torno un attimo indietro. Perché sto ridicendo prodotto italiano? Perché se voi ci fate caso, quando andate in uno scaffale
e incominciate a leggere le confezioni, vi accorgerete che troverete anche l'informazione prodotto comunitario, prodotto dalla Comunità Europea o dalla UE, Unione Europea. Vuol dire che quell'olio non è prodotto italiano, non è prodotto in Italia, d'accordo? Se è prodotto italiano deve essere scritto precisamente, chiaramente, prodotto italiano, e non ci sono altre informazioni. Deve stare scritto prodotto italiano, punto. Se troviamo Comunità Europea o qualsiasi forma che richiama a un blend dei paesi europei, vuol dire che un olio spagnolo, portoghese, della Grecia, della Francia, insomma, non ha Italia all'interno, va bene? Continua la campagna informativa di Adoc Puglia, dall'olivo alla tavola, quest'oggi a Bari. Beh, un modo di rendere partecipe il consumatore. Sì, magari siamo in un luogo in cui naturalmente l'età delle persone che hanno partecipato, e quindi luogo che permetteva una certa conoscenza del fattore costo, era abbastanza normale. Di conseguenza abbiamo cercato di far comprendere come, al di là di usare gli occhi, cerchiamo di usare il sapore, di usare la lingua, di usare l'olfatto, per fare in modo che si possa cercare di recuperare quei gusti e quei sapori che magari ce ne dimentichiamo, perché servendoci magari in un supermercato non troviamo tutti quei prodotti di nicchia che sono necessari. Proprio nei supermercati, in varie realtà, si annidano, per così dire, i rischi. Tanti prodotti non secondo natura, dico io, rappresentano davvero un agguato per il consumatore. Eh sì, perché alla fine, se non c'è scritto 100% prodotto italiano, evidentemente si può incorrere in un prodotto che non si sa da dove ci giunge. Siccome è imbottigliato in Europa, questo non significa la garanzia dell'olio. Noi abbiamo in Italia un disciplinare per fare l'olio e per coltivare le olive che sono indescrivibilmente rigidi, quindi di conseguenza per fare questo tipo di operazione naturalmente noi ci impieghiamo tanto tempo e ci impieghiamo tanta fatica. È evidente che il nostro prodotto deve valere e deve costare anche di più. Allora, diciamo che la confezione che adesso ci dà una maggiore garanzia di conservazione è l'alluminio, la lattina e il tetrapack. E il tetrapack come conservazione dell'olio. Sul tetrapack ci sono delle esperienze, però sul tetrapack non sta andando, perché il tetrapack ricorda il vino Tavernello, che è un vino di solito di bassa qualità. Allora si associa in alcuni contesti, il consumatore alcune volte viene anche spinto, no, dalla comparazione, però in altri paesi europei il tetrapack sta funzionando. La plastica funziona molto nei paesi orientali, vuoi anche perché è molto comodo nella spedizione, altro, perché poi loro riciclano molto, riciclano tutto. Allora in questo caso per noi il riciclo è un pochino più complesso, perché abbiamo vetro, carta, plastica. Siccome loro sono molto attenti su certi aspetti, prediligono in quel caso non tanto la qualità del prodotto o che cosa può succedere, ma come riciclare i prodotti. Conservazione. Sì, conservazione, vetro, alluminio, quindi le lattine, e ripeto, e se trovate qualcosa in tetrapack non è male. Sulla plastica lascerei. Alcuni minuti per gli obblighi pubblicitari e poi saremo di nuovo con voi, perché l'incontro sull'olio ci sta davvero prendendo. Un'altra cosa importante per voi consumatori è quando andate a mangiare fuori, no? Allora, le confezioni che devono arrivare sul tavolo
devono essere con un tappo antirabbocco. Sono delle confezioni particolari che non ti permettono, o meglio, non permettono al ristoratore di mettere sul tavolo l'olio migliore di questo mondo, di questa Italia, poi andare nel retro della sua cucina, quando è finito, all'about up, prendere il miglior olio di semi o lampante, come chiamiamo noi a Monopoli, lo riempie e lo riporta. Per cui, per evitare queste, diciamo, questi atteggiamenti truffaldini, il legislatore ha detto: nei ristoranti, nelle pizzerie, nei luoghi dove si mangia, l'olio deve essere fornito in confezioni non superiore a 0,75 e soprattutto deve avere un tappo antirabbocco. Quindi gli olieri di una volta, che ancora continuano a essere presenti in alcuni ristoranti e altro, non sono a norma. Poi non siamo a far storie, vabbè, uno si siede, mangia e va boom. Però, come dire, è buona norma chiedere comunque, visto che sto pagando, che quell'olio che mi viene portato deve essere con un tappo che non si toglie. Perché di solito, se voi ci fate caso, sulle bottiglie che noi compriamo è facile togliere il tappettino di plastica che sta su, no? E beh, quello lo togli, lo rabbocchi alla grande, no? E quindi questo è vietato da un po' di tempo, d'accordo? Queste sono le informazioni fondamentali che vi voglio dire. Andando invece su un po' più sull'assaggio, no? Quindi quando voi comprate un olio e proviamo a leggere, a perdere un po' di tempo a leggere, sta scritto prodotto italiano, è un'azienda agricola, tenete presente, per esempio, facendo un nome, ma non perché io ce l'abbia contro qualche multinazionale, la Carapelli, che era un marchio italiano una volta, molti marchi italiani ormai non appartengono più ad aziende italiane, ma sono state comprate da delle multinazionali, però conservano il marchio perché quello è un marchio, diciamo, registrato. Carapelli scrive Carapelli Firenze, no? Però se voi leggete con attenzione, poi c'è nel corpo dell'etichetta, per cui il nome dell'azienda è Carapelli Firenze, però dentro sta scritto blend europeo, per cui quel nome Firenze non ci deve trarre in inganno, ah, ma è un olio italiano, deve stare scritto soltanto prodotto italiano, va bene? Un bellissimo incontro. Un'esposizione da parte dei relatori, da parte del presidente di Terra Sud, molto semplice, molto chiaro, incisivo. Le sue impressioni? Beh, un'impressione molto interessante, perché sono argomenti che molta gente non sa bene questa materia, di cui ha bisogno dei consigli di poter consumare il prodotto al piatto giusto. E di cui è una materia molto molto interessante, perché l'olio è qualcosa di che serve anche per il fisico, per la vita, è un prodotto utile per tutti. E l'olio è abbastanza, è stata una cosa molto interessante, che molta gente ha bisogno di capire quali olio prendere, come usarlo e in che maniera. Allora, una volta che noi compriamo il nostro olio, come dobbiamo fare per incominciare a comprendere, al di là di quello che ci hanno scritto, come io posso fare l'ispettore, no? Incomincio, come dire, a scendere nel prodotto. Allora, una delle prime cose che noi dobbiamo fare è usare il nostro naso, no? Va bene? Incominciare a riprendere la padronanza e la conoscenza dei nostri cibi dal naso e dalla lingua. Noi mangiamo molto con gli occhi, ci piacciono le cose belle, formate, la scamorza rotonda, lucidata, la buccia del mandarino deve essere splendente, la melanzana deve essere garbata. Allora dovremmo provare a toglierci un po' gli occhi e riprendere altre funzioni che l'olfatto e le sensazioni che noi troviamo sulla nostra lingua, perché sulla nostra lingua ci sono una serie di sensori che ci raccontano che cosa stiamo mangiando, va bene? Aggiungo a questo fatto
perché ci fa piacere, ma perché abbiamo fatto anche delle esperienze anche con l'ADOC. Noi abbiamo formato 2 anni fa un gruppo di ragazzi non vedenti, ciechi, ed è un gruppo di assaggio di persone non vedenti, e abbiamo fatto ultimamente a Giovinazzo un assaggio al buio, cioè loro stanno nel loro habitat naturale, il buio. Il consumatore per la prima volta entra in questa sala buia dove non mettiamo manco una luce e altro, e devono sentire e assaggiare non più con gli occhi come sono abituati, ma con altri sensi, no? Ed è un'esperienza interessante, perché lì ci accorgiamo insomma, la difficoltà di questi nostri amici nel vivere, e quanto sia problematico per loro vivere in città dove il welfare e l'attenzione verso di loro non è attenta, ma soprattutto è l'occasione per incominciare a sentire i nostri odi. Allora, quello che faremo adesso è, io vi darò, passerò un bicchierino con l'olio, e proviamo insieme a giocare su questa storia. Altra informazione, perché ragazzi ciechi, c'è una logica, il colore dell'olio non ci interessa assolutamente per valutare la qualità del prodotto, tant'è vero che gli assaggi dei cosiddetti gruppi panel, che sono una serie di persone, dei professionisti iscritti all'albo regionale degli assaggiatori, lo si fa con questi bicchieri oscuri, d'accordo? Proprio perché il colore non ci interessa, e si prende in mano in questo modo, infatti il bicchiere è fatto proprio per poter prenderlo con comodità, lo riscaldiamo un pochino, gli mettiamo una mano su, lo facciamo roteare, e la prima cosa che noi dobbiamo fare, una volta riscaldato, metterlo sotto al naso e incominciare a provare a collegare i nostri ricordi, cioè proprio questo è un lavoro molto sciocco, semplice, mettere in fila la sensazione che ci darà il nostro olfatto e che cosa ci ricorda, no? Ci ricorda un frutto? Che frutto? Ci ricorda un verde? Ci ricorda una foglia? Ci ricorda una frutta un po' andata? Quegli odori che spesso io trovo nel mio frigorifero quando c'è qualche cosa abbandonata, no? Depressa lì, allora quando ti avvicini senti questa frutta matura, no? Non senti più quello, che ne so, il pomodoro bello, lo senti quell'odore significativo. Quindi il lavoro che poi fa l'assaggiatore e il suo allenamento è questo, rimettere in funzione alcune questioni. Quindi il lavoro che adesso dobbiamo fare insieme, il gioco, noi vi distribuiamo, sì, dovremmo fare, sì, se per caso mancano adesso vi facciamo subito. Ci divertiamo a fare questa piccola cosa e vediamo un po' che cosa, quali sono le vostre sensazioni su questa cosa. Chiaramente non è né un interrogatorio, non è né, non diamo voti, è veramente un assaggio libero, quindi ognuno di voi avrà il piacere, insomma, di... Il consiglio è provare a chiudere gli occhi mentre si sta annusando, perché chiudere gli occhi significa non farsi distrarre da altri casi, altri movimenti, altra natura. Ecco perché quando Mimmo parlava di queste prove di assaggio che abbiamo fatto al buio con i non vedenti, abbiamo capito di più quanto sia molto valido il fatto di essere nel chiuso di una stanza con tutte le finestre, tutte le luci spente, quindi oscurato tutto l'ambiente, dove ci ha permesso di concentrarci su questo olfatto, su questo odore, per capire quali frutti e quale sapore può darci, immaginare quale sapore poteva poi fornirci nel momento in cui poi passavamo dall'odore al assaggio vero e proprio, perché chiaramente lì abbiamo fatto anche degli assaggi veri e propri e quindi abbiamo provato a fare questa cosa qui. E da lì diciamo che come associazione ci siamo un attimino interessati di più, perché abbiamo compreso che effettivamente
fare queste prove sicuramente ci migliorerà per forza, perché possiamo iniziare a comprendere come è più facile saper distinguere un olio da un altro, sapremo sicuramente distinguerlo, non saremo delle, come posso dire, degli esperti al 100%, però l'olio bidone lo riconosceremo sicuramente rispetto a un olio decente, normale, che si può bere tranquillamente. Le sue impressioni? Ottime, direi che ci sono tanti modi per fabbricare per un olio. Ci sono tante magagne, comunque è importantissimo l'esame organolettico, il sapore sulla lingua, l'acidità, il bruciore alla gola e saper distinguere un olio da un altro. Allora abbiamo detto di... Scusa, anche il vino si assaggia e si bocca, non è che il vino, siccome il vino lo si voglia. Allora... Vi invito a procedere come se fossimo degli assaggiatori. Bicchierino nella mano, quindi chiudiamo, proviamo a riscaldare un poco, gli mettiamo il palmo sopra, lo facciamo roteare un po', lo riscaldiamo, nel frattempo facciamo salire tutti gli odori e a un certo punto gli mettiamo il naso dentro, senza assaggiare. Vediamoci. Vedere se in questo movimento che avete fatto, che questa sensazione vi ricorda una frutta e che tipo di frutta? Una buona frutta o una frutta un pochino andata? Quindi sì, sentiamo il fruttato, ma che fruttato è? Piacevole? No? Ci ricorda una bella frutta oppure una frutta che dicevamo prima, quella depressa nel mio frigorifero? No, non assaggiate. Perché è l'americana. Allora, l'avete odorato? Va bene? Allora, proviamo a memorizzare questo odore, proviamo a tenerlo a mente. E adesso io vi faccio girare un altro campione di olio e a quel punto voi incomincerete a sentire le differenze e lì mi piacerà ascoltarvi, va bene? Quindi non lo degustate, non lo assaggiate, fermatevi a sentire l'olio perché probabilmente sarete un po', vi piacerà dopo il secondo campione che vi farò sentire di tornare sul primo e comparare e vedere com'è la situazione, va bene? Stessa operazione con i quali stanno avendo già il campione del secondo, se riuscite in qualche modo a fare la stessa operazione e giocate adesso sul primo e adesso sentite il secondo e sentite il secondo, Signora, le sue impressioni sull'incontro di questa sera? Bene, mi piace il secondo olio che lui ha fatto. Sono stati, come avete visto, comparati due oli, due bicchierini, uno diverso dall'altro, però il secondo era il migliore, quel che ha dato sul pane, sulle pezzettine del pane, era migliore. Questo le permetterà anche di sperimentare proprio la bontà dell'olio? Certo, perché pizzicava la gola, era una cosa, perché nel bicchiere non ti notavo, però sul pane tutto bene, mi è piaciuto. Qual è la sensazione olfattiva tra il primo e il secondo? Riusciamo a cogliere un po' la differenza? Il primo. Come? A me il primo. Il secondo è più forte. No, allora, stiamo ragionando, per piacere, non all'assaggio. Io vi sto chiedendo di sentire la differenza dell'odore, perché se ci impegniamo,
troveremo già delle differenze tra il primo e il secondo. E qual è la differenza tra il primo? Se voi ci fate il caso, il naso bene dentro dà di fruttato, ma di frutta andata. Se sentite il secondo campione, dà di frutta verde, di erba, vi ricorda i campi. Quindi vi do questo suggerimento. Il primo dà fruttato, però di frutta andata, quell'odore un po' dolciastro. Il secondo invece è sempre un fruttato, però ricorda una sensazione di verde, il prato, delle foglie, no? L'erba tagliata, va bene? Quell'odore un po' dolciastro che riscontriamo quando lo andiamo ad assaggiare. Allora, voi dovete ritrovare nell'olio che comprate il secondo, dove sentite quella sensazione di verde. Che vi deve piacere, vi deve far ricordare una campagna, un prato, una foglia. Il primo invece a me ricorda i miei disperati frutti del frigorifero depressi, con quegli odori un po' andati. Purtroppo, ripeto, spesso noi consumatori siamo abituati al primo campione e quindi i nostri ricordi e i nostri piaceri sono, come dire, sintonizzati su quelle sensazioni. Proviamo adesso ad assaggiarlo. L'assaggio viene in questo modo, viene appoggiato sulla lingua e non viene ingoiato. Si fa tutto un ragionamento con l'aria, altro. Fermiamoci soltanto a far giocare il nostro prodotto sulla lingua e proviamo a vedere che cosa ci racconta la nostra lingua, che sensazioni ci dà. Allora, l'abbiamo sentito? Che cosa abbiamo sentito sulla nostra lingua? Amaro, che altro? Qua cosa c'era? Piccante. Allora, proviamo a ricapitolare. La nostra lingua ci dà una sensazione di dolce all'inizio e quindi se noi avremmo assaggiato il primo avremmo sentito soltanto del dolce concentrato sulla nostra lingua all'inizio. In questo campione invece noi il dolce non lo sentiamo. Abbiamo sentito subito l'amaro che rimane. Se voi ci giocate con la lingua, rimane e non è brutta la sensazione. Masticate, la sentirete che si allarga soprattutto sui bordi della lingua, no? Sulle guance quasi. Si sta allargando, no? È una leggera sensazione di piccante che rimane qui. Bene. L'olio deve avere queste tre momenti fondamentali. Quell'odore di fruttato che abbiamo sentito nel secondo campione e queste due sensazioni all'assaggio di amaro e piccante. Quando non li sentite insieme in una maniera armonica vuol dire che quest'olio va bene. Goccia va vedi, quindi gli oli devono avere proprio per le loro proprietà salutistiche nutrizionali deve avere l'amaro e il piccante. Quando mancano queste due sensazioni che rimangono, perché se voi ci adesso ritorniamo a sentirlo, noi abbiamo ancora questo amaro che almeno per me non è sgradevole assolutamente e sento ancora un leggero piccante qui. Quindi quest'olio è buono, deve darci queste sensazioni, quel bello odore all'inizio, no? Dell'olfatto, e queste due di amaro e piccante. Lasciate perdere, se possibile, se le risorse finanziarie ve lo permettono, visto come siamo conciati io insieme a voi, cerchiamo al di là del prezzo, perché non sempre il prezzo ci dà il riferimento, compriamo un olio, ci divertiamo ad assaggiarlo. Madonna, del frutto, così, che brutto. Non fanno un assaggio dolce.
ortaggi. Anche perché poi quel dolce, se ci pensate, rimane un po' impastata la lingua. Invece qui, se ci pensate, non sentite la sensazione dell'olio. Non vi rimane una lingua sporca, tra virgolette. Rimane una lingua bella, pulita. Quindi compriamo un olio, ce lo assaggiamo, lo sentiamo, ne assaggiamo un'altra alla ricerca del fruttato verde che circonda i campi e l'amaro e piccante che vi ho provato a far sentire. Allora tenete presente che questo metodo di assaggio, questo metodo di assaggio è codificato dal COI, Comitato Olivicolo Internazionale. Quindi chiunque assaggia l'olio in qualsiasi parte del mondo, dalla Nuova Zelanda all'Africa, è una scheda che deve riportare l'assaggiatore una serie di informazioni. È chiaro che poi abbiamo delle cultivar, dei tipi di oli dove l'amaro e il piccante è molto forte. La coratina di cui si parla è un olio che ha un discreto fruttato, poco amaro, ma pizzica a morire qua in gola proprio dal picco, no? Però quello è sinonimo di qualità, polifenoli, fa benissimo, colesterolo, quello è spazzino, la grande. Però nel degustarlo non sempre è gradevole, va bene? Per cui tutti gli oli salentini, della Conca Barese, del nord della regione, devono comunque avere la presenza di questi tre oli per incominciare a parlare di un buon olio. Tenete presente che poi, scendendo negli aspetti un po' più profondi degli assaggi, possiamo sentire dei sentori di ortaggio, di mandorla, no? Di fiori, di tino, di rosmarino, no? Si arriva a queste profondità. Le sue impressioni, le è piaciuto l'incontro? Sì, è piaciuto l'incontro, però ho visto anche buon olio, è buono, buonissimo. Quindi avete avuto modo, capirete, comprenderete qual è l'olio buono e qual è quello meno buono. Quello è la seconda, ho sentito l'olio proprio, che sento l'odore proprio dell'olio. Infatti io l'ho messo sulla mano perché mia mamma mi ricorda che la metteva sulla mano, spandava sulla mano e all'olio e facevo la lingua e durava per vedere l'olio com'era buono. Io vi ringrazio tutti quanti, spero che sia stato proficuo questa chiacchierata. Si conclude qui dunque questa parte di Polifemo relativa all'incontro tenutosi a Bari, organizzato da Adoc Puglia, dall'olivo alla tavola. Beh, una parte della nostra trasmissione diversa, ma abbiamo voluto appunto bissare l'esperienza di Giovinazzo, perché la tutela del consumatore ritengo che sia un aspetto fondamentale in una realtà in cui tanti prodotti non sono affatto secondo natura. Ora ci fermiamo qui, gli obblighi pubblicitari e poi al rientro una nuova parte di Polifemo.